Buongiorno ragazzi, oggi vi parlo di un movimento che si sviluppa in Italia intorno alla metà del 1800 e stiamo parlando dei macchiaioli. Abbiamo visto abbinare questo movimento molto spesso per alcune analogie agli impressionisti, ma in realtà loro si sviluppano un pochino prima. La prima mossa degli impressionisti del 1874 e il movimento dei macchiaioli invece avviene nel 1856. Bene, andiamo ad analizzare subito quello che potrebbero essere le analogie e le differenze di questi due movimenti. Li mettiamo in contrapposizione perché entrambi si occupano di che cosa? Dello studio della luce. E dell'affrontare e del modo di dipingere che cosa la realtà. Va bene? Abbiamo detto che spesso gli artisti si sono posti questo problema e in questo pe particolare periodo in Francia chi si pone questo problema per primo è Courbet con il movimento del realismo. Courbet appunto diceva: io voglio rappresentare la realtà così com'è. Questo fanno anche i macchiaioli che si prefiggono di rappresentare appunto la realtà, quindi non delle scene importanti, non il tema storico, un discostamento chiaramente come è avvenuto per Courbet, come avverrà poi per gli impressionisti, da quello che era la scuola accademica, e un modo diverso di affrontare appunto la ricerca visiva. Dicevamo, le analogie che sono con gli impressionisti. Anche loro, per esempio, si formano discutendo di arte ad un caffè, al Caffè Michelangelo di Firenze. Lo studio della luce, per loro così importante, appunto dice che la forma non esiste, ma è creata dalla luce come macchie di colore distinte, sovrapposte ad altre macchie di colore, perché la luce, colpendo gli oggetti, viene rinviata al nostro occhio come colore. Vedete che come idea non si discosta, insomma, c'è un'analogia con quello che sarà poi il movimento impressionista. Ma il loro modo di affrontarlo, lo vediamo, è differente. Lo andiamo a vedere nel primo quadro di uno dei rappresentanti di questo movimento, che è Giovanni Fattori. È un quadro piuttosto piccolo, delle piccole dimensioni. Siamo durante l'epoca in cui si sta costruendo l'unità d'Italia. È appunto un battaglione francese, visto che questo quadro parla di soldati francesi, è un battaglione francese è venuto in Italia per aiutare in questa ricostruzione. Questo battaglione era vicino ai pressi dove stava Fattori, che ebbe modo così di farne dei disegni e di rappresentarlo. In questo quadro vediamo appunto che il paesaggio è completamente scomparso, è ridotto a una linea di orizzonte e quello che vediamo sono delle macchie di colore. Vedete che qui è abolito tutto ciò che è un chiaroscuro, quindi ciò che dà una tridimensionalità al quadro, e questi soldati sono trattati come oggettivamente come fossero delle campiture di colore, delle macchie di colore. Sul fondo chiaro si stagliano queste macchie più scure. In quest'altro quadro, che invece si chiama La Rotonda di Palmieri, siamo a Livorno, in uno stabilimento balneare vicino a Livorno, e queste signore stanno guardando il mare. E il tema, come vi ho detto, non è un tema importante, quindi non è un tema storico, non è un tema referenziale, semplicemente queste signore
sono a uno stabilimento balneare. Le vediamo qui rappresentate come fossero semplici forme geometriche, ridotte all'essenziale, proprio a delle macchie di colore, piatte, a campiture. Quindi vediamo, non vediamo questa giusta posizione di piccole pennellate veloci con colori primari e complementari contrapposti, ma sono proprio delle macchie piatte. Questo conferisce ai quadri una temporalità diversa rispetto a quello che sono invece quelle degli impressionisti, in cui si coglie la fugacità del momento. Qui lo spazio e il tempo sono dilatati e piatti. Vedete anche che non abbiamo una costruzione che dà l'idea della volumetria. Un altro quadro importante è questo quadro che si chiama Il riposo. Uno dei temi favoriti da Giovanni Fattori, che è stato, oltre a un grande pittore, ma è stato anche un combattente, che si è dato da fare, lui come anche gli altri artisti facenti parte di questo movimento dei moti del 48, dell'unificazione dell'Italia. Il tema sociale è un tema che a lui molto caro. E qui cosa sta rappresentando? Sta rappresentando un contadino della Maremma che, stanco dal lavoro, si sta riposando. Vedete il paesaggio? È un paesaggio aperto, soleggiato, si può quasi sentire l'odore del terreno, dei buoi. Vedete come la linea orizzontale, dell'orizzonte, questa linea netta, si contrappone invece a questa linea obliqua del carro, che lo vediamo rappresentato come dal basso, grande. I buoi maremmani occupano una buona parte del quadro, sono posti al centro. Il nostro contadino dalle mani grandi è stato messo in una composizione che potremmo dire piramidale, questo triangolo, vedete? Questo perché una parte della spiegazione di quello che è la differenza tra gli impressionisti, appunto, e il nostro movimento è il fatto che comunque qui c'è la scuola italiana che si fa sentire, la scuola del disegno, del 300, del 400. Nulla è dato al caso, non sembra comunque una fotografia, un'istantanea, come poteva essere un quadro impressionista. Anche Manet e Monet andava a dipingere all'aria aperta, ma il risultato era totalmente differente. Bisogna anche dire che il livello illuministico raggiunti dagli impressionisti non è effettivamente più di pregio, più importante, perché i macchiaioli, ora è più importante, forse è mal detto, comunque i macchiaioli non raggiungono questa intensità di luminosità, perché loro non giustapponevano questi colori primari e complementari, ma queste macchie di colore erano tono su tono, oppure erano dei colori primari contrapposti, come vedremo poi in altri quadri. In quest'altro quadro vediamo un altro tema che è il cavallo morto. Questo quadro è a Genova. E il contadino, posto al centro del quadro con gli occhi sbarrati, sta guardando verso di noi. C'è un che di romantico ancora qui dentro questo quadro. Il cavallo è morto e possiamo sentire tutta la disperazione di quest'uomo che in qualche modo ha perso, oltre che a un fedele compagno, anche il suo reddito principale, perché non dovete dimenticare comunque. Nella cultura contadina, le bestie che compivano il duro lavoro insieme ai contadini erano una fonte di ricchezza.
Un altro importante pittore è Silvestro Lega. Silvestro Lega racconta un mondo forse più borghese, più signorile. In questo quadro vediamo un fatto di donne, ovvero un incontro. Questo quadro si intitola La visita è quasi diviso in due parti. Nella prima parte c'è questo incontro fra queste signore. Queste due probabilmente sono due sorelle, perché come usavano all'epoca vestivano uguali. Il paesaggio è un paesaggio invernale, lo vedete nelle montagne, negli alberi spogli, e questo è probabilmente il cortile di una villa di campagna dove magari i signori venivano a passare le vacanze. Nel secondo piano vediamo un'altra donna che si sta avvicinando. Questo dà una diversa temporalità alla scena, no? Una prima scena dove c'è un saluto, una seconda dove sta arrivando un'altra persona, probabilmente la madre. Anche qui il tema, anche in quest'altro quadro, anche il tema è di nuovo un tema privo di importanza. Si intitola Il pergolato del 1868. La tecnica è sempre una tecnica a macchie, dove vedete però più una definizione rispetto a quello che era la pittura di Giovanni Fattori. Qui vedete una accortezza, una cura di dettagli maggiore. L'ambiente è sempre un ambiente borghese, poiché Silvestro Lega spesso veniva ospitato da queste famiglie agiate che gli davano ospitalità, e lui così poteva trovare la calma, la serenità per poter dipingere. La cameriera, vedete qua, sta portando una caffettiera. Qui ci sono i resti probabilmente di tazze, tazzine e di qualcosa di appena consumato, e le signore trovano refrigerio sotto questo pergolato nella campagna toscana. Telemaco Signorini è il più combattiere del gruppo. Ha viaggiato tanto, vede Parigi, vede Londra, se ne va un po' da tutte le parti, e in effetti la sua pittura è una pittura più con un respiro, diciamo, un po' diverso. Sebbene in quello che è il racconto di una Toscana, anche lui, vedete, riporta questo modo di dipingere. In questo quadro in cui si denota appunto la sua toscanità. Bene, nella prossima puntata andremo avanti con il divisionismo, ma ve ne parlerò appunto nel prossimo video. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.